Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete visto dal titolo, oggi parliamo di all time favorites, cioè praticamente i prodotti di cui non potrei assolutamente fare a meno. Ho scelto un prodotto o quasi per ogni categoria. Se dovessi scegliere un solo prodotto per ogni categoria da utilizzare per il resto della mia vita, o almeno in questo momento della mia vita, sceglierei quello che vi faccio vedere all'interno di questo video. Vi blocco subito perché so che vi stavate per scrivere qui sotto: Giulia, ci fai il tutorial del trucco che indossi? Già l'ho registrato. Ovviamente il trucco che indosso è completamente realizzato con i miei prodotti preferiti di tutti i tempi. Lo vedrete sabato qui sul canale, quindi aspettate solo qualche giorno per vedere il tutorial di questo look. Vi ricordo che trovate la lista di tutti i prodotti che vi faccio vedere all'interno di questo video qui sotto nell'info box, o comunque vi dico che cosa sono. Se non dovesse trovarli è perché probabilmente non posso scrivere così tanto qui sotto nell'info box. Scrivo sempre troppo, YouTube mi dice: Giulia, cancella qualcosa, la descrizione è troppo lunga. Ci tengo anche a dire che questi sono i miei preferiti, almeno del momento, però questa lista potrebbe comunque aggiornarsi nell'arco della mia vita quando scopro nuovi prodotti. Magari potrei voler sostituire qualcuno di questi prodotti con altri, ma questo non significa che quelli che vi faccio vedere all'interno di questo video non sono validi. Sono prodotti che ho testato a lungo sulla mia pelle, che utilizzo tantissimo e appunto di cui non potrei fare a meno. Cioè, se dovessi andare in vacanza, queste sono le cose che porterei con me. Sono curiosa di sapere anche quali sono i vostri prodotti di cui non potete fare a meno, quindi scrivetemeli qui sotto in un commento, mi raccomando. E prima di iniziare con questo video, vorrei fare tra poco tempo un video Ask Giulia, cioè non un video Ask Giulia, un video domanda e risposta. Quindi se avete qualche domanda da farmi, ricordatevi di scriverla con l'hashtag Ask Giulia, così poi quando vado a cercare i commenti, quando faccio quel video, ritrovo tutte le vostre domande. Iniziamo subito perché già ho chiacchierato troppo e sono sicura che questo video diventerà lunghissimo. Ovviamente iniziamo dal fondotinta, rullo di tamburi, o sapete già di che cosa si tratta? Ve ne ho parlato all'infinito. Ovviamente è lui, Bourjois. Anzi, si dice bourgeois, come mi avete detto, credo. Mi riprendete sempre, porca miseria, ragazzi, ma se io dico bourgeois con la R finale, ma che cosa vi cambia? Voglio dire, alla fine è questo, lo so, io il francese non lo parlo, mi viene da dirlo così e chi se ne frega. Il fondotinta, il Bourjois Ultimix Foundation. Ve ne ho parlato all'infinito, è un fondotinta di media coprenza, luminoso, idratante, va benissimo per una pelle giovanissima, va benissimo per una pelle, diciamo, di media età. Va benissimo per una pelle più matura, questo qui lo utilizzo anche su mia mamma quando la trucco ed è perfetto. Se avete una pelle secca, normale o mista leggermente secca, va benissimo. Se la vostra pelle tende a lucidarsi o comunque tira fuori tanto sebo durante la giornata, non è un fondotinta che fa per voi perché è un fondotinta luminoso. Però se dovessi sceglierne uno, sceglierei lui perché è tipo la mia pelle più bella, cioè questa è la descrizione di questo fondotinta. Proverò a non dilungarmi troppo sui singoli prodotti perché non avete idea di quante cose ho da farvi vedere. Prossimo prodotto, utilizzo un correttore per correggere l'occhiaia visto che le mie sono molto scure, se non ce l'avete scure non ne avete bisogno. L'unico correttore che riesco ad utilizzare, credetemi, andando in tutti i negozi e cercando un sostituto per questo, non riesco a trovarlo perché purtroppo Kryolan, questa qui è la ruota dei correttori di Kryolan, numero 4, utilizzo il colore più salmone che è questo qui. Purtroppo Kryolan, so che tempo fa aveva le spedizioni altissime sul sito, comunque non è facilmente reperibile. Però ragazzi, non riesco a trovare un sostituto, cioè li ho swatchati tipo tutti, sono tutti grassissimi, tutti non lo so, che non mi piacciono e io riesco ad utilizzare solo questo. Mi sto impegnando, credetemi, per trovare un sostituto, spero che lo troverò presto. Quando andrò in centro voglio provare il NARS, quello del barattolino, vediamo se quello può essere un sostituto. Ovviamente poi devo andare ad illuminare la zona del contorno occhi e i punti centrali del mio viso, per farlo utilizzo un correttore liquido più chiaro. Questo qui di Maybelline è fantastico. È il Fit Me Concealer, quello che utilizzo io è nel colore 15. Bellissimo è anche l'Instant Anti-Age, ma calcolate che l'Instant Anti-Age soprattutto, credo l'abbiano riformulato, quindi soprattutto gli ultimi, tendono ad essere abbastanza secchi, quindi se il vostro contorno occhi è già secco,
può darsi che vi metta ancora di più in evidenza le pieghette dell'occhio o le pellicine che potete avere in quella zona. In questo caso vi straconsiglio il Fit Me di Maybelline, appunto, però devo farvi un appunto. Probabilmente questo correttore verrà presto sostituito da quest'altro. Lo sto utilizzando da qualche giorno, non settimana. L'avete visto nel video haul. Questo qui è praticamente il fratellino piccino di lui, cioè è il Bourjois Healthy Mix Concealer, quello che ho io nel colore 51 Light. Ragazzi, è fantastico, cioè ha le stesse caratteristiche del fondotinta, copre abbastanza, non è tipo stucco, però lascia un effetto naturale, mi dura tutto il giorno, non mi fa le pieghette, non mi va a seccare la zona. Mi piace tantissimo l'effetto, sia in video, sia nelle foto, sia nella realtà. Credo sia un correttore eccezionale, però siccome lo sto utilizzando da poco tempo, non mi sentivo di inserirlo da solo in questo video, però sappiate che questo di Maybelline è eccezionale, probabilmente presto userò soltanto questo qui. Sto cercando di andare in ordine di applicazione, altrimenti non ci capisco più niente. Passiamo alla cipria, ovviamente anche qui non posso non menzionarvi la Coty Airspun o Airspun, non ho ancora capito dopo mille anni che la utilizzo come si dice. Ci sono diversi colori, ho utilizzato la Translucent e questa qui che è la Naturally Neutral, personalmente mi piace più questa perché ha un effetto più luminoso. Quando l'applico soprattutto nella zona del contorno occhi e nei punti centrali del viso, noto che mi illumina ancora di più questa zona. Se avete una pelle particolarmente scura, probabilmente è troppo chiara per voi, però in generale diciamo che per una carnagione da chiara a media può andare bene. Vi ripeto, se ce l'avete scura, attenti perché potrebbe essere troppo chiara per voi. A quel punto potreste optare per la Translucent oppure hanno fatto la Translucent Extra Coverage che vorrei tanto provare, ma appunto dovrebbe essere più scura. Non lo so, vedete un attimo gli swatches su internet. Una cipria fantastica, fissa benissimo tutto il trucco, va bene per qualsiasi tipo di pelle, non va a seccare, non va a mettere in evidenza le pellicine. Ci si può fare il baking, si può utilizzare così con un pennello da applicare su tutto il viso, è veramente una cipria eccezionale. Se volete applicarla, diciamo al posto dell'ombretto, se non volete mettere nulla sulla palpebra, la prendete con la spugnetta, la tamponate in quella zona e dà veramente un bellissimo effetto. Diciamo che tanti prodotti che vedete all'interno di questo video probabilmente già li avete visti in tanti altri video, però ragazzi, questi sono quelli che mi piacciono e quelli che utilizzo sempre. Una ragazza mi aveva scritto in un commento tipo: "Ah, fai vedere sempre gli stessi prodotti, forse perché ti piacciono". Non ha senso che io continui a comprare i prodotti oppure li utilizzi una volta e vi dica: "Ah, questo è fantastico, compratelo", poi boom, me lo butto via e ne compro un altro. Secondo me non ha senso. Questi sono prodotti di cui mi fido, che mi piacciono tantissimo, che utilizzo tantissimo e ne avete la prova perché li vedete in tanti video. Passiamo alla parte abbronzatura, quindi terra. Ne ho due da farvene vedere, una in crema e una in polvere. Quella in crema ovviamente è lei, la Sculpt & Glow di Models Own, questa qui è nel colore Golden Glow 05. Ce n'è anche un'altra che è leggermente meno arancione, se avete una carnagione più scura. È una terra fantastica, io la applico con la spugnetta, si può applicare anche con il pennello, modulabile al punto giusto, super naturale, si sfuma quasi da sola, cioè non dovete fare più di tanto. L'andate a tamponare e fa già tutto lei, vedete che sono arrivata a toccare la fine della cialdina, questo è per dirvi quanto la sto utilizzando. Va benissimo utilizzata sia sul fondotinta, sia direttamente sulla vostra pelle, sia se volete un effetto super naturale. Potete metterla in combinazione con la vostra terra in polvere se volete che entrambe durino di più o volete comunque un effetto più naturale, più, non lo so, volete stratificare i vari prodotti. È veramente un buonissimo prodotto, io vi straconsiglio di provarla perché da quando l'ho comprata non posso assolutamente farne a meno. Credo sia veramente un prodotto fantastico. E io non ho quella di Chanel che è famosissima, che è la Soleil Tan de Chanel, che dovrebbe essere una roba simile. Ma più o meno credo sia il dupe, avendola vista insomma su vari video, quello che fa è praticamente la stessa cosa, solo che quella di Chanel costa 50-60 euro, questa ne costa 15, qualcosa del genere. Provatela assolutamente. L'altra terra che voglio farvi vedere è quella in polvere ed è quella di Bourjois.
bourgeois, non lo so ragazzi, non so più come dirlo, io mi avete confuso le idee. Questa qui che si chiama bronzing powder ed è la numero 52, sì, la numero 52 è la terra a forma di cioccolato. Allora, questa terra la utilizzavo tantissimo tempo fa, poi non l'avevo più comprata perché ne avevo comprate altre. E adesso, siccome Bourjois l'hanno messo anche sul sito di Machillali, ho fatto un ordine, ho detto dai, prendiamola così la riprovo, visto che mi piaceva tantissimo e non so perché, poi non l'ho più ricomprata. E fantastica, cioè mi ripiace come quando l'avevo come quando la utilizzavo tantissimi anni fa. Si sfuma benissimo, si applica benissimo, non fa macchia. L'unica cosa è che ha solo due colori, quindi se siete di una carnagione media oscura, purtroppo non ci sono colori che vanno bene per voi. È una terra molto leggera e modulabile nell'applicazione. Questo significa che quando ci andate dentro con il pennello, non andate a caricare tanto prodotto, dovete applicarla più volte e vedete voi se questo può essere un pro o un contro. Per me è un pro perché in questo modo riesco a controllarla e a non fare macchie sulla mia pelle chiara. Vi ripeto, vedete se per voi può andare bene, secondo me è una terra eccezionale. Un'altra terra molto carina, ma dal colore freddo che utilizzo per scolpire il viso in modo naturale, è la Butter Bronzer di Physicians Formula, questa qui nel colore Light Bronzer. Sono curiosissima di prendere anche il colore bronzer, che dovrebbe essere quello più arancione. Questo qui contiene parecchio grigio, quindi appunto la utilizzo per fare il contouring sul mio viso. Anche questa purtroppo è disponibile solo in questo colore e in quello più aranciato, quindi purtroppo non tutti possono utilizzarla. L'odore è fantastico, è qualcosa di paradisiaco, mi piace tantissimo, anche se è molto chimico, però non lo so, mi fa impazzire. Si applica benissimo, si sfuma un sogno, cioè con questa è impossibile fare macchie. Se riuscite a prenderla, perché è sempre sold out, prendetela. Passiamo al blush. Ne avrei voluti includere due, ma ne ho preso soltanto uno. Ho preso quello più universale a cui potessi pensare. Sto parlando del Milani Baked Blush. Questo qui è nel colore luminoso. È un blush color pescato che sta bene con qualsiasi cosa. Cioè, voi fate un look dai toni freddi, ci sta bene. Fate un look dai toni caldi, ci sta bene. Fate un look super naturale, va benissimo. Fate un look mega carico, va benissimo anche in quel caso. Si applica molto bene, si sfuma bene, non fa macchie. Dovete stare attenti perché è un po' pigmentato. Quindi, quando lo prendete, magari battete leggermente il pennello sulla mano, sul polso dove volete e poi applicatelo. In questo modo non andate a mettere troppo prodotto. Per il resto, un colore e un prodotto fantastico. Dura tutto il giorno sul mio viso. Per quanto riguarda il finish, è satinato, quindi non glitterato e non opaco. È luminoso al punto giusto, ma non si vedono le pagliuzze all'interno. Quindi quando lo applicate avete questo bellissimo effetto luminoso e naturale sugli zigomi. Altro prodotto di Milani, mi piace un sacco Milani, sto provando tante cose e mi ci sto trovando molto bene, credo sia un brand davvero carino. L'illuminante, cioè se dovessi scegliere un illuminante per il resto della mia vita, sceglierei sicuramente lui. Questo qui è lo Strobe Light nel colore 01 Afterglow. Di questo ci sono un sacco di colori, credo, sono sicura che ce ne sono almeno 6, però credo abbiano ampliato la linea e forse ne hanno aggiunti altri 2, 4, non ne sono sicura. Comunque ci sono colori che vanno bene per qualsiasi colore di pelle, che è fantastico. Sono davvero contenta di questo. Questo illuminante mi piace tantissimo per un motivo: non si vedono i glitter all'interno. Quando lo applico, quello che mi dà è un effetto quasi bagnato, cioè non mi dà l'effetto di striscia luminosa con i glitter, mi dà un effetto proprio di bagnato, come se fosse la mia pelle a riflettere la luce, il che mi piace tantissimo. Questo qui lo utilizzo sia come ombretto, sia per fare il punto luce nell'angolino dell'occhio, sia ovviamente come illuminante su tutto lo zigomo o in giro per il viso. Personalmente, ultimamente sto applicando l'illuminante un po' su tutto lo zigomo, non soltanto sulla striscia superiore. E mi sto trovando bene in questo modo. Passiamo alle sopracciglia, ho due combinazioni da farvi vedere. Il motivo è semplice: delle volte vogliamo qualcosa di più naturale, altre volte abbiamo bisogno di qualcosa che resista di più. Ad esempio, adesso fa caldissimo, devo stare fuori tutto il giorno, devo andare ad un evento, so che suderò, ho bisogno di qualcosa super resistente e vi straconsiglio i Brow Pot di Nabla, sono fantastici.
applicano, cioè si applica, ho solo questo colore che è Neptune, si applica benissimo, dura tutto il giorno, non ho nient'altro da dire. L'unica cosa, dovete stare attenti perché è molto 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 scrivente. Infatti io non vado a scavare con il pennello come farei ad esempio con un eyeliner, poggio appena il pennello e poi applico il prodotto sulle sopracciglia. Se andate dentro con il pennello rischiate di fare un effetto troppo carico sulle sopracciglia perché vi ripeto, il prodotto è molto scrivente. Calcolate che l'ho utilizzato tantissimo per farvi vedere quanto poco ne basta. Dovete appena sfiorare la crema e già scrive. L'altra cosa che voglio farvi vedere invece è per quando voglio un effetto più naturale, quando voglio un'applicazione più veloce. Utilizzo sempre di Nabla la Brow Divine, che è la matita quella automatica per sopracciglia, fantastica. Ha il pettinino da una parte, la matita dall'altra. Si applica benissimo, non è troppo scrivente, quindi riusciamo a controllare l'applicazione. Dura tutto il giorno, i colori sono fantastici. Secondo me hanno fatto un lavoro eccezionale con i colori per i prodotti per sopracciglia di Nabla. E poi sopra ci vado ad applicare questo qui, che è il Brow Model di Neve Cosmetics. Praticamente è un gel colorato per le sopracciglia che le va a fissare e a colorare allo stesso tempo. In questo modo i peli, oltre che a stare in ordine, sembreranno anche leggermente più folti di quello che sono perché vengono appunto colorati dal gel. Passiamo agli ombretti. So che sapete già la risposta di quasi tutte le cose che vi faccio vedere in questo video perché di tanti ve ne ho parlato tantissimo. Se dovessi scegliere una sola palette per il resto della mia vita, sceglierei lei, ovviamente. Come potrebbe essere diversamente? Jaclyn Hill, che è una youtuber americana, ovviamente la conoscete tutti, ha collaborato con Morphe e hanno fatto questa palette fantastica. Ci sono tutti i colori che possono servire nella vita di una persona qui dentro, a parte i colori più sgargianti. Però, se realizzate dei trucchi sui toni neutri da tutti i giorni, qui dentro avete tutto quello che serve. Avete anche un tocco di colore da questa parte, il che non guasta. Se, non lo so, voglio realizzare un trucco così veloce, un trucco più carico, ma sempre dai toni neutri, prendo sempre e solo questa palette. Ha tantissimi colori di transizione, tantissimi colori scuri, tantissimi colori brillanti. Si applicano una favola, scrivono benissimo, si sfumano benissimo, durano tutto il giorno. Non ho nient'altro da dirvi perché l'avete vista in tantissimi tutorial, vi ho fatto la recensione su questa palette. Sono davvero contentissima che siano riusciti a tirare fuori un prodotto del genere, tanto di cappello perché credo che ognuno nella propria vita debba avere una palette di Morphe e Jaclyn Hill, altrimenti non lo so, non può vivere. Sto scherzando ovviamente, però è veramente una palette fantastica. Il prezzo anche è molto abbordabile perché mi sembra sia intorno ai 40 euro per, credo siano 35 ombretti all'interno. Di questa qualità è veramente un ottimo prezzo. Ovviamente ci sono tante altre palette, tanti altri prodotti che mi piacciono, però in questo video ne scelgo solo uno. Ad esempio, bellissimi sono anche gli ombretti di Colored Rain. Io ho la Queen of Hearts e ho un altro ombretto che si chiama Glamour, fantastici, sono bellissimi, però non potrei vivere soltanto con quella palette. Se, non lo so, avessi una Z palette piena di tutti gli ombretti Colored Rain, sicuramente sarebbe una bella battaglia tra i due, però siccome non ce li ho, appunto ho scelto questa palette di Jaclyn Hill. Per quanto riguarda l'eyeliner, scelgo sicuramente lui, cioè l'eyeliner in gel di L'Oreal. Ho provato anche quello di Maybelline, è bellissimo anche quello, però si secca molto in fretta. Questo di L'Oreal già ne ho consumato un barattolino e riesco ad utilizzarlo fino al fondo. Scrive benissimo, è di un nero super intenso e opaco, il che mi piace tantissimo. Vi ripeto, riesco ad utilizzarlo fino al fondo, il che è una grande figata perché non devo buttarlo a metà. La cosa bella di questo prodotto è che oltre ad utilizzarlo come un normale eyeliner, lo metto anche all'interno dell'occhio. All'interno del mio occhio non dura nulla, ho provato qualsiasi cosa e va tutto via. L'unica cosa che metto e c'è ancora lì la sera è lui. Dovrei prendere anche gli altri colori, dovrei decidermi a prendere anche gli altri, però appunto per adesso ho solo questo. Poi lo vedrete nel tutorial, lo prendo con una matita e lo metto all'interno dell'occhio come una normalissima matita nera. Sfumo
sta lì tutto il tempo, al massimo devo ritoccarlo un po' a fine giornata, però rimane lì, non mi cola, non mi si stampa, non fa niente, rimane lì esattamente dove l'ho applicato. Passiamo al mascara. C'è bisogno che io vi dica quale sia il mascara che abbia messo all'interno di questo video? Se mi seguite da oggi, preparatevi perché lo vedrete in tutti i video, se mi seguite da un po', sapete già che sto parlando del NYX Worth the Hype. È il mascara più fantastico di questo mondo, cioè non ho nient'altro da dire. Scovolino perfetto, colore perfetto, formulazione del mascara perfetta. Non riesco ad utilizzare nessun altro mascara da quando ho provato lui. Mi trovo davvero benissimo, lo applico bene sia sulle ciglia inferiori sia sulle ciglia superiori. Mi dà un effetto voluminoso e allungante allo stesso tempo. Si applica benissimo, non fa grumi, non si secca. Riesco ad utilizzarlo anche questo fino alla fine del barattolino. Non mi si stampa, non mi cola. Riesco a struccarlo benissimo, il che non è da sottovalutare. Hanno fatto uscire anche nuovi colori, come vi avevo detto, lo sapevo che li stavano preparando, e c'è anche la versione nera waterproof, se vi interessa, non l'ho provata. Se non avete ancora provato questo mascara, non capisco perché state ancora qui a guardare i miei video, dovete assolutamente provarlo e ve ne renderete conto di quanto è bello. Ovviamente so che non può piacere tipo al 100% delle persone che lo provano, però sono sicura che alla maggior parte piacerà. Per quanto riguarda ciglia finte, so che non tutti le portano. Però voglio comunque menzionarvi quali sono le mie preferite perché sapete che io le porto tantissimo. Innanzitutto la colla di cui non posso fare a meno, utilizzo solo lei, è ovviamente la Duo. L'acquisto su Amazon, anche di questa trovate il link qui sotto. Vi dura una vita, fino a che non finite tutto il tubetto potete utilizzarla tranquillamente. Se siete allergici, scusate, sto parlando a manetta da non so quanto tempo, se siete allergici al lattice, c'è anche la versione senza lattice, c'è la versione nera, c'è la versione non mi ricordo come, che è tipo verde. Colla eccezionale, eccezionale, mi dura tutto il giorno, cioè non è che mi dura tutto il giorno la colla, è che le ciglia stanno attaccate tutto il giorno e se ho lei ho la sicurezza di non dover preoccuparmi che le mie ciglia si stacchino, il che non è da poco. Non so se proverò mai altre colle perché lei è il mio amore. Piccolina, non posso farne a meno. Per quanto riguarda le ciglia finte, ne ho due da farvene vedere, però sappiate che le ciglia finte le cambio molto in base ovviamente al look che voglio ottenere e anche al periodo dell'anno o al periodo della mia vita. Ci sono dei periodi in cui mi piace un look di ciglia naturali, ci sono dei periodi in cui mi piace avere delle ciglia più cariche, dei periodi in cui le voglio più lunghe verso l'esterno, dei periodi in cui le voglio più lunghe al centro. In generale, quelle che mi stanno piacendo da tantissimo tempo sono due. Di queste credo che di non poterne fare più o meno, cioè le sto sfondando, infatti le devo ricomprare. Sono le ciglia di Ardell 252, me le vedete portare in ogni video, le adoro follemente, stanno bene con qualsiasi look, sia che io non abbia neanche una riga di eyeliner, non abbia neanche ombretti, vanno benissimo, sia che io abbia un trucco super carico, sono perfette. Però oggi non indosso queste, ma indosso le Pinky Goat nello stile Noura. Le Pinky Goat non le conoscevo fino a più o meno l'anno scorso, sono delle ciglia fantastiche, mi piacciono tantissimo. Queste qui sono una versione leggermente più naturale delle Iconic di House of Lashes, anche quelle sono pazzesche, ma da un po' non le sto più utilizzando, proprio perché le ho, diciamo, sostituite a queste due. Le ciglia di House of Lashes sono bellissime, le Iconic sono pazzesche, delle ciglia fenomenali, però la cosa che hanno le Iconic è che nascondono un po' il trucco che c'è dietro. Sono tipo queste che indosso, però più lunghe e leggermente più folte, quindi che succede che il trucco che c'è dietro non si vede. Ovviamente mettendo le ciglia finte succede questa cosa, ne sono consapevole, mi piacciono tantissimo, non state qui sotto a scrivermi però non si vede il trucco, staresti meglio senza. A me piacciono, quindi le metto. Vi ripeto, se cercate delle ciglia folte, ma diciamo naturali allo stesso tempo, se siete abituati a portare ciglia finte, dovete assolutamente provare queste due, in particolare queste di Ardell. Ragazzi, credetemi, non ne farete più a meno. Prima di passare ai prodotti per le labbra, voglio menzionarvi il Fix Plus di MAC. Come posso non menzionare lui? Non ne posso fare a meno per diversi motivi. Questo prodotto è super versatile.
si può vaporizzare sul viso prima del trucco, si può utilizzare alla fine come fissante trucco, va sia a fissare appunto tutto quello che c'è sul viso, sia ad unire le polveri con le creme, in questo modo avrete un effetto più naturale. Si può utilizzare da vaporizzare sulla spugnetta se il fondotinta vi dà un effetto troppo secco e quindi andate magari appunto in giro con la spugnetta a tamponare un po' il Fix Plus, che risolve questo problema. Si può utilizzare per bagnare i pennelli e quindi applicare gli ombretti molto più intensi rispetto a che se li applicate asciutti. È veramente un prodotto eccezionale. Penso che se chiedete a qualsiasi truccatore, a qualsiasi appassionato di make-up, tutti hanno il Fix Plus di MAC. Ok, ragazzi, calcolate che mi si è appena interrotta la registrazione, significa che sto registrando da circa 30 minuti, il che mi spaventa perché significa che questo video verrà fuori davvero lunghissimo. Scusatemi, ma voglio dirvi tutto quello che c'è da dire su questi prodotti. Passiamo alle labbra, il che mi spaventa molto. Allora, come le ciglia finte, per le labbra dipende molto dall'effetto che voglio ottenere, da come mi sento in quel periodo, da che periodo dell'anno è, dipende tantissimo. Non utilizzo quasi mai solo un prodotto per sempre, ma ce ne ho diversi da farvi vedere, in modo che a seconda delle vostre necessità, magari potete dare un'occhiata a questi prodotti che vi faccio vedere. Credetemi, ne ho davvero tanti, quindi cerco di stringere. Primo prodotto. Pastello di Neve Cosmetics, sono carinissime, morbidi, morbide, super confortevoli. Le potete applicare sia come una classica matita, sia su tutte le labbra al posto del rossetto. Io le applico in questo modo al posto del rossetto. Un colore pazzesco, mi piace tantissimo, non posso vivere senza questa matita. Ballerina, dovete assolutamente vederla. Stesso concetto della matita di Neve Cosmetics, sono queste qui di W7, le Lip Twister, costano 1 euro sul sito di Maquillalia. Ce le ho di un sacco di colori, mi piacciono un sacco di colori, in particolare utilizzo tantissimo Pink, utilizzo tantissimo Rioja, si dice così, credo, utilizzo tantissimo questa che è Nude Nude. E ce n'è anche una rossa e una rossa a base più fucsia che sono fantastiche. Me l'avete vista indossare sicuramente, le ho portate in tantissimi video, costano 1 euro, non ho nient'altro da dire. Passiamo invece ai rossetti, anche qui ce ne ho tanti da farvene vedere. Questi qui di NYX che si chiamano Full Throttle sono pazzeschi, sono dei rossetti opachi. La cosa brutta è che non ci sono tante colorazioni opache. NYX, per favore. Se mai sentirai questo video, non so che non lo sentirà, però fate dei colori naturali nude di questi rossetti, sono troppo belli, sono veramente pazzeschi, però fate i nude perché non posso portare tutti i giorni un rosso o un fucsia. Altro rossetto di NYX, molto carini, super confortevoli, leggermente meno opachi di questi qui, questi sono proprio matte matte. Questi sono opachi ma più confortevoli. Si chiamano Matte Lipstick, un colore che mi piace un sacco è Natural. Ci sono di un sacco di colori, questi qui li trovate sia nude sia più, insomma, accesi, veramente carini. Questi rossetti li avete visti anche nel video dei 5 prodotti preferiti sotto i 10 euro, qualcosa del genere, non mi ricordo il titolo. Sono i rossetti di Golden Rose, questi qui costano intorno ai 5 euro, sono dei rossetti eccezionali, vellutati, super confortevoli. Non si trasferiscono sul bicchiere quando bevete, ovviamente sono dei rossetti, quindi se baciate si trasferiscono, però scrivono, cioè scrivono, non, ve lo faccio vedere quanto scrivono. Sono, ma neanche lo vedete. Vabbè, ho fatto uno swatch un po' a cavolo che non c'entra niente in questo video. Dovete assolutamente prenderli, i colori sono pazzeschi, il prezzo bassissimo e sono dei rossetti che secondo me possono competere, cioè potrebbero tranquillamente costare 50 euro questi rossetti e penso che le persone li comprerebbero lo stesso. Penso che non devo dirvi nulla di questi rossetti. Rossetti MAC eccezionali. Ci sono un sacco di finish, un sacco di colori diversi. Mi piace un sacco Velvet Teddy. Utilizzo un sacco U sulle spose che è scritto HUE. Neanche so se si pronuncia così. Credo che non lo facciano più. Comunque, cioè, non devo dire nient'altro. Rossetti MAC. Rossetti di Maybelline Color Sensational. Ce n'è un sacco di quelli matte. Mi piacciono tantissimo. I colori sono bellissimi. Purtroppo nei negozi in Italia non sono reperibili tanti rossetti matte di Maybelline, li trovate più su internet, però se vi capita di fare un ordine e di vederli, prendeteli.
super confortevoli, morbidissimi, ma allo stesso tempo colori fantastici, scrivono un sacco. Passiamo invece adesso ai rossetti liquidi. Allora, anche non ce li ho qui, mi sono scordata di prenderli, i rossetti liquidi Superstay di Maybelline mi piacciono tantissimi, ci sono dei pareri super contrastanti, ad alcune persone piacciono tanto, ad altre di meno, quello che vi dico io è che mi ha consigliato proprio una mia iscritta, quindi grazie. Quando li mettete non dovete metterli e fare questo sulle labbra, altrimenti il rossetto diventa tutto appiccicoso e si sgretola, dovete metterlo sul labbro inferiore, su quello superiore, aspettare che si asciughi, rimarrà appiccicoso per una mezz'oretta, però poi diventano super confortevoli, sono davvero difficili anche quasi da struccare, io li levo con l'olio d'oliva, quindi pensate quanto durano. Altri rossetti liquidi che mi piacciono tantissimo sono quelli di Nabla, in particolare Vanilla Queen, oddio non mi ricordo quell'altro come si chiama, Fetish Mauve, e ce n'è un altro rosso che non mi ricordo come si chiama, però è bellissimo, vi consiglio di vederli. Rossetti liquidi di cui non si parla molto ma che sono fantastici sono quelli di Gerard Cosmetics, si chiamano Hydra Matte Liquid Lipstick e come dice appunto il termine rimangono quasi idratanti, mi piacciono veramente un sacco, ce li ho di questo colore che è Immortal, che è un rosso bellissimo, pazzesco, e poi ce l'ho di un altro colore che in realtà è finito e devo assolutamente ricomprarlo ma non mi ricordo come si chiama. Altri rossetti liquidi pazzeschi che dovete assolutamente avere, che ce, penso tutto il mondo ce l'abbia, sono i rossetti liquidi di Sephora, i Cream Lip Stain. Io ce l'ho in diversi colori, mi piacciono un sacco, lo 01, lo 03 e il 13, hanno fatto uscire tantissimi colori, dovete assolutamente andarli a vedere, ci sono tantissimi nude, tantissimi fucsia, rossi, anche colori più stravaganti tipo penso verde, viola, c'erano robe del genere. Si applicano benissimo, l'applicatore secondo me è perfetto, almeno per le mie preferenze. Si mettono benissimo, sono super pigmentati, non seccano le labbra, rimangono su tutto il giorno, insomma mi piacciono un sacco. Passiamo ai gloss, ne ho due da farvi vedere. Uno è quello che indosso in questo momento, che è il NYX Lingerie Gloss nel colore Sable. Secondo me i gloss di NYX, quelli gloss però senza brillantini all'interno, sono molto molto carini. E un altro gloss che sto testando da soltanto qualche giorno, ma mi sono, credete, follemente innamorata, è il Milani Keep It Full nel colore Champagne. Questo gloss è tipo il mio amore, cioè tutto quello che desidero in un gloss è qui. Mi piace tantissimo l'applicatore che è gigante. Si mette benissimo, non è per niente appiccicoso, il colore è fantastico, la durata è quella di un gloss, però insomma mi piace un sacco. Quindi ragazzi, questo video è terminato qui, devo assolutamente bermi un bicchiere d'acqua perché sto per morire disidratata, ho parlato troppo. Se siete arrivati fino a questo punto, grazie di aver guardato il video. Spero di avervi tenuto compagnia e di avervi fatto scoprire tanti prodotti interessanti. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di spolliciare all'insù o di iscrivervi al canale. Io vi mando un grandissimo bacio come sempre e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!